penso che ci sia un consenso che ci sia un bisogno di questa crisi economica, cioè per analizzare la crisi, bisogna capire quali sono le vere scelte da fare e come organizzare la politica in modo di fare queste scelte. E i prossimi due relatori, quindi probabilmente sono attivi nella politica, quindi io in qualche modo ricordo due domande un po'. Prendendo poi la prima domanda della professoressa Lassi, visto che tanto sono stato poi coinvolto nel politico europeo da più tempo, quanto è diverso questa crisi è configurata e percepita in livello europeo come una crisi diversa? E poi la seconda domanda, cosa facciamo della politica e come agiamo? Prego, prima dare la parola all'onorevole Santo Gozzi, che ha lavorato a lungo a Bruxelles anche insieme alla Romano Prodi, presidente Barroso, attualmente vice segretario generale del Partito Democratico Europeo e nonché capo gruppo del Partito Democratico per la Commissione di Politica dell'Unione Europea. Sì, grazie assessore, professore. Pensavo quando ascoltavo Dario Velo, pensavo che mio padre aveva 30 anni nel 1951, che lui era del 21. Quindi quando ho lanciato il primo progetto visionario nel 1951, lui aveva 30 anni e era uno di quei ventenni che aveva visto la guerra ufficiale nell'esercito italiano, uno dei pochi che veniva dalla Russia, e uno dei tanti che capiva l'importanza come cittadino ovviamente. Io non è stato poi un progetto così d'elite nel 51 quando fecero la cieca. La gente era ben contenta di avere l'Europa, era un progetto nascosto, era che non è che non se ne fossero accorti, che stavano facendo qualcosa di straordinario. Pensate che 6 anni prima le forze alleate, i russi prima, gli americani poi, scoprivano i campi di concentramento e arrivavano anche. Cioè, soprattutto il carbone e l'acciaio, che erano gli elementi strategici dell'industria civile e dell'industria militare, tra due nemici storici che avevano combattuto tre guerre civili, 1970, 1914, 1939, 1939, Francia e Germania. Beh, se voi pensate che 6 anni prima c'era Auschwitz, vi voto quanto la volontà politica possa fare delle cose che sembrano inimmaginabili. E se voi pensate alla inimmaginabilità quello che si è realizzato, voi capite che certamente è possibile fare molto, è possibile fare tutte le cose che sono state dette sinora, probabilmente è possibile fare anche molto di più. E però bisogna certamente avere una spinta molto forte. Ecco, pensavo questo quando Dario parlava, e insomma io ne avevo 20 di anni quando il muro di Berlino crollava, e ne avevo 30 quando cominciai a lavorare, già lavorava con sé. Quando cominciai a lavorare con il presidente della Commissione, il primo presidente della Commissione europea con cui ho lavorato, dopo c'è stato Barroso, che era Romano Prodi. E quindi, sentendo tutto quello che è stato detto, mi sono ridetto una cosa che dico spesso, è che io non voglio essere tra i figli affondatori dell'Europa. Cioè, dopo tutto quello che i padri fondatori dell'Europa hanno fatto, e dopo tutto quello che ci hanno portato, e ci hanno portato tantissimo, probabilmente la maggior parte dei presenti, se devo a occhio giudicare l'età, non si rende conto neppure conto pienamente quanto l'Europa ha portato, perché l'abbiamo troppo scontata. Forse il dare l'Europa scontata è uno dei motivi per cui non riusciamo a rilanciare un movimento politico attorno all'Europa. Però certamente io che adesso sono in politica non posso pensare di essere uno dei figli affondatori dell'Europa. E credo che questo sia il primo messaggio che dobbiamo portare avanti come politici. Perché a mio parere sì, possiamo dire tutto quello che vogliamo, io non sono certo uno di quelli che vi dice che non c'è differenza tra destra e sinistra. Però la vera battaglia politica oggi per cui vale la pena spendersi è la battaglia europea. La battaglia europea è la battaglia che fa la differenza ed è la vera divisione, il vero cleavage, come dicono i politologi, tra progressisti e conservatori.
E io mi schiero nettamente dal lato degli europeisti e dal lato dei progressisti della sinistra. Adesso non è una frase mia quella che ho detto, una bellissima linea di divisione che divide progressisti e conservatori è nel manifesto di Ventotene. Spinelli già all'epoca, capì qual era, quale sarebbe stata la vera divisione, la vera divisione politica. Per i motivi, alcuni motivi che diceva la professoressa Lassi, ho ascoltato tutti molto attentamente, quindi riprenderò alcuni degli interventi, e io credo che ci sia un dato politico molto evidente che emerge anche dall'ultima tornata elettorale europea, Francia, Grecia, gli Stati Uniti italiani, e che è l'assenza di Europa, politica, la miopia politica dell'Europa, la debolezza delle leadership politiche, sta producendo il populismo anti-europeo, cioè il populismo anti-europeo, la xenofobia, il razzismo, il neofascismo, dalla Le Pen agli occhi di Ungheria, si nutre, perché bisogna chiamare le cose come stanno, cioè se passa la questione Marine è una forma di neofascismo francese che si ricollega a Vichy, si ricollega all'Algeria, ecco, queste cose stanno riapparendo in Europa perché non c'è l'Europa politica e perché c'è un'Europa di politiche e di politici estremamente ridotti. Quindi l'assenza di Europa politica è benzina nel motore del comunismo. Questo è innanzitutto è il primo costo della non Europa, e sono tanti, questo è il costo più immediato della non Europa che noi stiamo pagando oggi. E è chiaro che bisogna reagire, l'assessore Bisci faceva riferimento a quell'appello che abbiamo promosso in Bari, ovviamente innanzitutto le quattro firme più prestigiose, però abbiamo lavorato con un gruppo di europei, 15 persone, sottoscritti in quell'appello sulla Repubblica, perché è evidente che noi dobbiamo assolutamente porre il tema del federalismo. Porre del tema del federalismo sapendo tutte le difficoltà, ma non avendo neppure paura di parlare di qualcosa che può sembrare lontano o utopico, forti di quell'esperienza di cui ho parlato. Perché, ripeto, se nel 45 c'era gente, nel 43 c'era gente che a quell'epoca aveva il coraggio, che si faceva carico di pensare a quello che poi è avvenuto, mi sembrerebbe veramente paradossale che noi non riuscissimo a pensare a qualcosa che è molto più facile da realizzare rispetto a quello che abbiamo realizzato 60 anni fa, e cioè porre il tema federale come antidoto in contrapposizione al populismo di una minorista. Se noi siamo scettici di fronte a questo discorso vuol dire che siamo dei cittadini perdenti. Cioè io lo scetticismo che ho tanto incontro, che purtroppo spesso incontro, quando giro per l'Italia e per l'Europa su questo tema, vuol dire che noi rinunciamo a essere dei cittadini, perché se noi rinunciamo a fare la battaglia civica e politica per l'Europa e moriamo di fronte ai colpi del comunismo, vuol dire che noi non ci crediamo neppure l'Europa che abbiamo di noi. Quindi coraggio, perché e io dico coraggio, ve lo do, perché questa è una battaglia che si può fare, non può fare, deve fare la politica, ma non è una battaglia solo politica, è una battaglia innanzitutto anche è una battaglia di solidarietà. Dai, ho parlato di solidarietà, avete parlato della Grecia, io ho fatto una missione in Grecia in marzo insieme a due colleghi del centro dell'UDC e del Popolo della Libertà, Margherita Bodi e Rocco Buttiglione, assieme a Martin Schulz. Noi siamo stati gli unici politici che sono andati in Grecia negli ultimi 2 anni. Tanto che io alla stampa greca ho detto, c'è una troica democratica che importa della solidarietà, non c'è solo la troica tecnocratica che impone unicamente tagli e sacrifici. Ma che in 2 anni ci sia solo l'eletto presidente del Parlamento europeo Martin Schulz e 3 deputati italiani che vanno in Grecia a incontrare Papadimos, Venizelos, il presidente del Parlamento europeo, vari rappresentanti di maggioranza e opposizione, io l'ho trovato un fatto estremamente grave. Estremamente grave, qui bisogna reagire. Noi abbiamo reagito quando potevamo, è chiaro che ci aspettiamo una reazione di forze politiche e di governo di questo tempo. Perché è evidente che c'è un aspetto di solidarietà senza la quale, senza politica, senza ritornare alla solidarietà, l'euro rischia di essere travolto da una crisi politica e sociale, innanzitutto, prima che finanziaria, senza precedenti. E questo diciamo quella pelle. Diciamo alla Repubblica, abbiamo pubblicato sul mondo, sul paese,
conta indigena, cattadina, scandalismo, che siamo in vari. È evidente che se non si ritorna alla politica e alla solidarietà, siamo veramente una crisi senza precedenti. Crisi, quando si parla di crisi, si parla dei debiti sovrani. Ora, io credo che il debito pubblico rimanga il pericolo, uno dei pericoli pubblici numerosi. E anche questa non è una frase mia, è la frase di François Hollande, che ha fatto tutte le primarie e tutta la campagna elettorale ricordando questo. E mi sembra giusto che lo ricordi, perché solo ricordando questo, noi possiamo essere liberati dalla parte della storia che adesso non abbiamo scritto, cioè la questione della stabilità e la questione della crescita. Credo che sia il pericolo pubblico numero uno, perché insomma, io ho due figli piccoli e ognuno di loro è nato con 32.000 euro di debito, sono già debitori, perché ogni italiano che nasce con un debito di 32.000 euro, quindi puoi partire da meno di 2.000, è come fare un campionato di calcio con la penalizzazione, perché non bisogna passare poi da un estremo all'altro, pensare che fino a un debito, ma la questione fosse solo il debito, a dire che adesso il debito non è più un problema, non è più una questione, anche perché all'interno della parola debito ci sono molte cose e ci arriverò. Però dobbiamo anche pensare che questa crisi, cioè agrava, è la crisi finanziaria che ha aggravato il problema del debito e del deficit. Non sono i debiti e i deficit europei che hanno provocato la crisi finanziaria. E allora se noi pensiamo questo, allora capiamo perché si sono anche aggravati. Una crisi che abbiamo importato, sappiamo, l'abbiamo importata dall'Oceano, e questa crisi, soprattutto per il sabotaggio del sistema bancario, l'Italia fa eccezione, la storia del debito pubblico italiano è diversa, in buona parte diversa quella del debito francese o inglese, eccetera, però laddove il debito si è aggravato, si è aggravato per salvare il sistema bancario. Allora qual è il problema? Il problema è che l'Europa si fa trovare impreparata di fronte a questa crisi finanziaria. Impreparata perché non era incompleta dal punto di vista politico ed era incompleta dal punto di vista economico. E questa è una cosa che abbiamo denunciato vari di noi dal 92 e successivamente. Cioè la questione, che non torno in dettaglio perché ormai è nota e anche oggi giustamente è stata ricordata, della miopia economica che si accompagna alla miopia politica. L'Europa è zoppa dal punto di vista economico perché oggi ha solo una gamba federale, forse non abbastanza flessibile ma forte, che è quella monetaria, Banca Centrale Europea, però non ha la seconda gamba, che è quella dell'unione economica e della politica economica. Questo, e quindi abbiamo una zoppa e pure miope, perché abbiamo visto benissimo che una questione come quella greca, 2 anni fa, sarebbe risolta in pochissimi mesi. Perché il rapporto tra l'impatto della Grecia sull'economia globale europea, della zona euro e pure europea, e come l'impatto della crisi della regione Marche rispetto all'Italia. Io capisco che la regione Marche possa essere importante, ma non posso pensare che sia una crisi economica o anche finanziaria. Le Marche, questa mette in crisi tutto il paese. Invece per quanto riguarda la Grecia questo sta accadendo. Sta accadendo questo perché siamo intervenuti troppo poco e troppo tardi, anche questa è una cosa definita, ma non è perché è stata definita che non dobbiamo dire la più, perché è vera, e perché non dobbiamo ripetere gli errori che sono stati compiuti. Quindi diciamo c'è un difetto di una questione di competenza e poi c'è un difetto, e mi avventuro tra economisti in un'analisi da non economista, che è un difetto strutturale di come non si è realizzata la convergenza economica in Europa negli ultimi 10-15 anni. Perché da una parte abbiamo il nord Europa, rappresentato innanzitutto dalla Germania, ma non solo, che da una parte ha effettuato in tempi e in cicli economici più favorevoli quelle riforme strutturali che invece molti paesi non hanno affrontato e che devono affrontare oggi in un contesto drammatico dal punto di vista finanziario economico. Penso alle riforme di Schroeder, penso a tutte quelle riforme strutturali. E accanto a queste riforme strutturali hanno lavorato su una moderazione salariale che gli ha permesso di crescere molto, non solo, ma anche e soprattutto attraverso le esportazioni. Questa diciamo è stata una struttura della
diciamo, delle politiche economiche di parte dell'Europa, di parte della Spagna. Altri invece, prendete il caso spagnolo, hanno preferito lavorare, non hanno adottato sufficienti riforme strutturali, né noi né gli spagnoli, tanto meno i greci, e non solo sulla questione fiscale, Italia per la, della Grecia l'ha spiegata molto bene, hanno lavorato su dei settori poco esposti alla concorrenza, pensate all'immobiliare, pensate alle costruzioni, e in questo modo negli ultimi 10-12 anni quella che doveva essere una convergenza, quella convergenza economica che tutti gli stati che avevano entrato nell'Unione Monetaria si erano impegnati a fare è diventata una divergenza economica. E oggi siamo di fronte a una divergenza economica che spiega anche con gli squilibri commerciali. Squilibri commerciali enormi che abbiamo all'interno dell'euro tra Germania e Paese. Però è evidente che non possiamo continuare, e gli stessi tedeschi non possono continuare, e mi sembra che ieri dalla Bundesbank ci sia stato un segnale importante. Non possono continuare a dire, dato che voi avete sbagliato, avete peccato in maniera imperdonabile per vari anni, noi oggi questi problemi non li affrontiamo, perché noi abbiamo fatto la nostra parte, adesso vi arrangiate e fate la vostra. Sto brutalizzando, ma il messaggio è questo. No, Merkel non può dire no a tutto, per ragioni di politica interna, regionale, legata alle ragioni di questo o quell'altro tempo. La Merkel può dire no a questa soluzione europea, perché io ne ho un'altra soluzione europea che ritengo più efficace. Questa è la leadership. Leadership non è solo dire no e se dico no io mi spazzola perché io sono più forte. Questo vuol dire annullare la leadership e annullare la volontà. Il fatto che ieri un cosiddetto fallo, come si dice nel gergo dei banchieri centrali, come Jens Bank, il presidente della Bundesbank, abbia detto che forse bisogna cominciare a accettare una inflazione più alta in Germania rispetto agli altri paesi è un segno di cambiamento importante, perché vuol dire che si ricomincia a riattivare una possibilità di aumento dei prezzi, si stimola un percorso che deve portare a aggiustare il deficit commerciale e quindi dare anche trovare un respiro in paesi in cui la domanda è depressa, come l'Italia o come la Spagna. Questo certamente è una delle risposte. Il professore dice, ci invitava a indicare le soluzioni, questa secondo me è una delle vie su cui bisogna assolutamente lavorare. Poi la via è quella che ha tracciato il professore Balboni, sono d'accordissimo, io credo che bisogna lavorare dentro e fuori i trattati, ma bisogna porre il tema che è, spero che, mi sembra che qualcosa nelle ultime settimane anche a Bruxelles sia mosso, ma che fino a qualche tempo fa era un anatema, prendevi l'anatema per iniziare a dirlo, che certamente bisogna porre il tema dell'ulteriore modifica dei trattati. Attenzione, io parlerò delle soluzioni, di cose che si possono fare subito, già al vertice di giugno, e di cose che si possono fare in qualche anno. Però porre il tema della modifica dei trattati è fondamentale per le ragioni che il professor Balboni diceva. E per il fatto che abbiamo già visto che il Trattato di Lisbona, che era già vecchio per la politica economica nel 2010, è diventato totalmente obsoleto con la crisi economica e finanziaria. È diventato totalmente obsoleto perché il semplice coordinamento tra stati membri della politica economica abbiamo visto che non ci porta in nessuna parte. E allora quella parte, almeno quelle parti del Trattato di Lisbona, devono certamente essere modificate per favorire non solo una politica economica negativa europea, cioè l'unione fiscale, non superare un certo limite di deficit, non superare un certo limite di debito, ma per passare anche all'integrazione economica positiva, cioè a politiche economiche attive. E vengo, abbiate mai conclusione, vengo alla terza parte delle possibili soluzioni, quella che a mio parere deve essere immediata, quella per cui lavoreremo in Parlamento con una risoluzione che vorrà impegnare il governo in vista del vertice del 28 giugno, quella che vede la possibilità subito di decidere alcuni strumenti per cominciare a fare cose, per cominciare a ridare una capacità di intervento per stimolare investimenti produttivi a livello, all'unico livello possibile, e che è quello europeo. Ecco perché su questo certamente avevo citato l'onda delle primarie, Presidente della Repubblica, ha da questa spinta
quanto riguarda progetti operativi per la crescita dalla Francia adesso è una sfida su cui noi dobbiamo assolutamente lavorare. E l'Italia, il governo Monti, il Parlamento italiano deve assolutamente lavorare per fare ricapitalizzazione della Banca Europea degli Investimenti, cioè dare nuove risorse alla Banca Europea degli Investimenti per fare prestiti, ma anche modificare parte del suo statuto per fare investimenti diretti. Questa è certamente un aspetto molto importante. Il project bond, non dire più di quello che ci propone la Commissione Europea, che ci propone solo delle garanzie e di fattibilità, ma certamente ritrovare, darsi la possibilità a livello europeo di sviluppare dei progetti per investimenti produttivi in settori chiave come le tecnologie verdi, come l'innovazione, come le infrastrutture, come la l'agenda digitale, è certamente un'altra cosa che si può fare e va deciso il 28 giugno. Cioè, queste sono cose che si possono decidere il 28 giugno, il fatto che si vedano per una cena informale alla fine di maggio mi fa sperare che vogliono prendere sul serio il vertice del 28 giugno perché lo vogliono imparare bene tanto che si trova anche prima. Mi fa sperare, mi dà la certezza, perché in un anno, negli ultimi 12 mesi avevamo avuto 17 vertici europei, quindi non è che il vertice di vertice meno fa la differenza, però credo che il vertice di Copenaghen debba essere decisionale. Il tema della Golden Rule, quella vera, cioè quella per cui ci siamo battuti già nel 99, scontrandoci, perché avevo parlato molto di Jean Delors, io sono un grande ammiratore di Jean Delors, capisco che parlate meno di chiesi l'ho sostenuto, ma Jean Delors quando era nel Consiglio Europeo che proponeva le sue cose, guardava a destra e si aveva un core, guardava a sinistra e si aveva una sua vita morte. Cioè noi quando eravamo alla Commissione guardavamo a destra e avevamo Tony Blair, avevamo José Manuel Aznar, non avevamo degli europeisti convinti, Tony Blair non era poi un europeista convinto, perché quando eravamo al 12 ci siamo sempre davanti a lui. Quindi voglio dire, ecco perché giustamente i vari che mi hanno preceduto hanno detto il tema delle leadership nazionali fondamentali. Però è evidente che occorre porre il tema della Golden Rule, cioè identificare criteri comuni per dire che alcuni investimenti, alcuna parte del debito pubblico che va in spesa per investimenti produttivi in settori determinati a livello comune europeo non va calcolato ai fini del calcolo del debito pubblico per quanto riguarda l'Unione Europea. Il fatto che uno prudente come Mario Monti l'abbia posta e l'abbia posta pubblicamente, anche su questo mi fa sperare che qualcosa stia muovendo nelle cancellerie in vista di questo vertice. E questa sarebbe un passo avanti fondamentale. Se noi riuscissimo a passare, almeno per alcuni investimenti produttivi, il tema della Golden Rule, secondo me faremo un passo avanti molto, molto, molto importante. E queste sono delle decisioni da adottare subito. Quando bisogna porre il tema della modifica dei trattati? In vista delle elezioni europee del 2014, secondo me. Cioè le elezioni europee del 2014 devono essere delle elezioni costituenti. Occorre porre il tema del rilancio del processo costituente, occorre organizzare un dibattito politico europeo a livello nazionale, a livello europeo, sui temi europei, sarebbe la prima volta nella storia del Parlamento europeo che si parla di Europa, dell'Unione Europea, e bisogna porre al centro di questo dibattito il rilancio del processo costituente europeo, così che con il voto si dà un mandato costituente al Parlamento europeo per riaprire il tema dei trattati. Vi ricordo che dal testo articolo 48, del trattato sull'Unione Europea, il Parlamento Europeo potrebbe benissimo prendere l'iniziativa di lavorare sul processo di costruzione del trattato e lanciare il processo di revisione del trattato. Io credo che questo sia fondamentale per arrivare a un trattato successivo.